Buonasera dal TG6. Si allarga l'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di L'Aquila sugli appalti gestiti dalla Regione Abruzzo. Spunta un quarto filone che coinvolge il Parco Comunale Villa delle Rose di Lanciano ed essere indagati anche tre assessori regionali, Dino Pepe, Marinella Sclocco, Silvio Paolucci. Il servizio di Andrea Costantini, vediamo. Dopo il presidente della regione Luciano D'Alfonso, altri tre rappresentanti della giunta regionale risultano indagati. Si tratta degli assessori Silvio Paolucci, Marinella Sclocco e Dino Pepe, coinvolti nell'ambito di un quarto filone appena emerso nell'ampia inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica dell'Aquila, che vuole vederci chiaro su alcuni appalti gestiti dalla regione Abruzzo. Quarto filone che riguarda i lavori di riqualificazione del parco comunale Villa delle Rose a Lanciano. I tre assessori sono indagati per falso ideologico, per aver partecipato alla riunione dell'esecutivo e votato la delibera della giunta abruzzese numero 367 del 3 giugno 2016 relativa proprio al parco Villa delle Rose. Su questo stesso fronte sono indagate altre sei persone. L'inchiesta coordinata dal PM Antonietta Picardi e condotta dai carabinieri del NOE e dalla squadra mobile di Pescara promette ancora sviluppi a breve. L'appalto sul parco di Lanciano è tuttora in corso e ha un valore di 1,5 milioni di euro, 1,2 assicurati dalla regione e 300.000 stanziati dell'amministrazione comunale. Due giorni fa gli investigatori sono tornati a Palazzo Silone all'Aquila per sequestrare alcuni documenti, tra cui la suddetta delibera. Il quadro generale delle indagini si fa sempre più complesso. Sono 27 gli indagati per corruzione, abuso d'ufficio e turbativa d'asta, tra cui funzionari regionali, professionisti, imprenditori, oltre al presidente della regione e i tre assessori. I tre precedenti filoni già emersi la scorsa settimana sono quelli relativi alla ristrutturazione post-terremoto di Palazzo Centi all'Aquila e i due del Pescara, per cui risulta indagato il governatore D'Alfonso, uno inerente preventivi di spesa per la manutenzione di immobili ATER a Pescara, l'altro interventi previsti dal masterplan per il comune di Letto Manoppello. D'Alfonso che sarà difeso dagli avvocati Giuliano Milia e Antonio Valentini. Intanto già in questa settimana prenderanno il via gli interrogatori. Domani davanti allo sostituto procuratore Antonietta Picardi si presenterà l'imprenditore Mauro Pellegrini della impresa Dipe, difeso dall'avvocato Massimo Carosi. È indagato nell'ambito della gara per la ricostruzione di Palazzo Centi, poi toccherà ad altri indagati, oltre che persone informate sui fatti. E ad intervenire proprio sulla notizia del quarto filone d'inchiesta è il presidente della commissione di vigilanza della regione, il consigliere di Forza Italia Mauro Febbo, che ha dichiarato a conferma di ciò che da tempo provo a far capire agli abruzzesi e soprattutto a questo esecutivo regionale. Oggi arriva un'inchiesta della magistratura che intende fare chiarezza sui contenuti procedurali e amministrativi degli atti adottati dalla stessa giunta. All'indomani dell'approvazione della delibera numero 367 del 3 giugno 2016, precisamente il 16 giugno, unitamente all'onorevole Fabrizio Di Stefano e al candidato sindaco di Lanciano Enrico D'Amico, abbiamo fatto una conferenza stampa proprio per denunciare il contenuto di un decreto della giunta regionale dove di fatto non vi era né il parere di bilancio né l'impegno di spesa, ma cosa più grave, il progetto del Central Park era demandato al direttore generale per la cantierabilità. La preoccupazione, spiega Febbo, era idea dettata proprio dal leggere decine e decine di delibere di giunta dove mancano gli impegni di spesa del settore bilancio che rendono praticamente gli atti amministrativi fumo e di difficile se non impossibile copertura finanziaria, senza dimenticare che alle stesse non viene data la pubblicità che norme e regolamenti impongono. Parliamo dei territori colpiti dal maltempo e dal terremoto. Il prossimo 2 marzo è prevista la marcia su Roma da parte dei sindaci del comprensorio teramano e anche dalla stessa provincia di Teramo. Tra le richieste dei territori, soprattutto quella degli sgravi fiscali. Allora il servizio di Tania Bonici Castelli. L'esercito dei sindaci teramani insieme ai rappresentanti di categoria, commercianti e semplici cittadini si sta mobilitando per marciare su Roma martedì 2 marzo. Una battaglia di tutte le forze del territorio per ottenere dallo Stato gli aiuti necessari a risollevare la provincia di Teramo, disastrata dalla tempesta perfetta di neve, terremoto e blackout elettrico prolungato che si è verificata a gennaio scorso. Il sindaco Maurizio Brucchi e il presidente Renzo Di Sabatino, entrambi ricevuti in audizione in Parlamento,
hanno descritto l'emergenza teramana che necessita di interventi strutturali importanti. Il primo cittadino di Teramo ha chiesto interventi per rinnovare la rete elettrica e controlli sulla diga di Campotosto. Di Sabatino, da parte sua, ha chiesto la revisione del cosiddetto decreto sisma, che è attualmente all'esame della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, prima di essere convertito in disegno di legge. Per il presidente della provincia, il sostegno economico dello Stato deve riguardare tutti i comuni del Teramano, poiché le emergenze delle aree interne danneggiano anche la costa, che sta subendo, al pari delle località di montagna, un tonfo del turismo. Anche la regione Abruzzo si sta muovendo verso la richiesta di allargamento del cratere sismico per i territori montani della Valle Siciliana, un'area che comprende i territori di Isola del Gran Sasso, Colledara, Pietracamela, Fano Adriano e Castelcastagna. Il Consiglio regionale ha infatti approvato all'unanimità una risoluzione urgente proposta dal capogruppo del Partito Democratico Sandro Mariani, che impegna il presidente Luciano D'Alfonso a chiedere l'adeguamento del cratere sismico alla luce dei danni che stanno emergendo. Il governatore sarebbe già in viaggio per Roma. E a Ponzano di Civitella del Tronto, dopo 10 giorni, continua ad avanzare la frana. Oggi è una città fantasma. Vediamo il servizio di Elisa Leuzzo. Il terremoto e il maltempo che ha colpito il centro Italia sta cancellando una popolosa frazione del Teramano. Ponzano di Civitella del Tronto ormai è una località fantasma. Strade scomparse, case distrutte, inclinate e altre che sono destinate a crollare. La frana, che ha un fronte di oltre 30 ettari, continua a muoversi e laddove ora ci sono case inagibili non si potrà più ricostruire. Chi ha costruito la sua vita a Ponzano ora dovrà spostarsi altrove. Sono complessivamente 98 le persone che hanno dovuto abbandonare le rispettive abitazioni, 33 le case distrutte. I vigili del fuoco, impegnati con uomini e mezzi ormai da settimane nella frazione, stanno ancora garantendo assistenza ai residenti che devono recuperare le proprie cose nelle case distrutte. Uno scenario drammatico in continua evoluzione. Oltre una settimana dopo l'avvio della frana, Ponzano di Civitella del Tronto ha perso buona parte delle sue caratteristiche. Le misurazioni attraverso il GPS effettuate dalla Protezione Civile hanno misurato uno spostamento di oltre 8 metri e mezzo. Una frana che non si arresta, anzi, la preoccupazione è che lo spostamento della terra possa in qualche modo toccare la zona al di sopra del grosso muro di contenimento. La strada provinciale 8 è stata chiusa al traffico. La frana ha provocato ampie fratture sulla strada di oltre 10 metri. Grande lavoro in questi giorni per i vigili del fuoco in servizio presso il comando di Teramo, che stanno lavorando per lo svuotamento dei depositi di GPL installati sui terreni in frana, effettuati in collaborazione con le ditte distributrici mediante la combustione in fiaccola del gas ancora contenuto nei serbatoi. Paolo Marsan, geologo della Protezione Civile Nazionale, è stato a Ponzano e, accompagnato dagli amministratori, ha effettuato un lungo e accurato sopralluogo per monitorare lo stato delle cose. La zona non è immune da frane, ha sottolineato il geologo. Una peleofrana l'ha definita. Il grosso accumulo di neve, che poi si è sciolta, ha avuto l'effetto di alimentarla, di rimetterla in moto con lo scenario che ora è sotto gli occhi di tutti. A Ponzano è arrivata anche la sezione operativa dei Vigili del Fuoco di Parma, che ha dato il cambio a quella di Rimini, impegnata insieme al personale del comando di Teramo fin dal giorno d'inizio della frana ad assistere la popolazione così duramente colpita da questa emergenza. E a intervenire sul caso della frazione di Civitella del Tronto è stato oggi il ministro all'ambiente Galletti, che ha detto: il ministero si impegna ad avviare da subito un dialogo con la regione Abruzzo per individuare il percorso più efficace di individuazione delle risorse finanziarie e per ricomprendere tutti gli interventi necessari in uno specifico programma per contrastare il rischio idrogeologico e i movimenti franosi nella provincia di Teramo. Queste le dichiarazioni di Gianluca Galletti nel corso del question time alla Camera. Va premesso, ha spiegato Galletti, che il Ministero svolge la sua attività prevalentemente nell'ambito di una programmazione ordinaria contro il dissesto. Le attività straordinarie sono coordinate e condotte dalla Protezione Civile nazionale e regionale. Per quanto riguarda gli eventi calamitosi che si sono verificati nel territorio teramano nel gennaio scorso, ha fatto presente che per la frazione Ponzano di Civitella del Tronto, la cui frana di smottamento iniziata lo scorso 13 febbraio
febbraio continua ad avanzare, sono stati effettuati circa 230 interventi tra recuperi e messe in sicurezza di impianti con la presenza in loco di un'unità di comando locale. Sono oltre 30 le abitazioni evacuate per circa 100 persone. Il Dipartimento della Protezione Civile, a seguito di un sopralluogo congiunto con i rappresentanti del Comune, del Centro di Competenza ISPRA e della Regione, ha invitato il Sindaco ad adottare in via cautelare i provvedimenti di interdizione all'area prospiciente il versante sud di Castelnuovo. Sono stati inoltre concordati con le forze dell'ordine servizi di pattugliamento e antisciacallaggio. Va anche ricordato che il Consiglio dei Ministri dello scorso 20 gennaio ha esteso gli effetti dello stato di emergenza dichiarato il 25 agosto 2016 agli ulteriori eventi sismici del 18 gennaio scorso e agli eccezionali fenomeni meteorologici sul territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Per gli interventi di assistenza e soccorso alla popolazione, conclude Galletti, i comuni di Campli e Civitella del Tronto saranno ricompresi in un'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile di prossima emanazione. Ma si continua la conta dei danni del maltempo e anche del terremoto, e allora a Farindola a essere preoccupati sono gli allevatori che contano i danni e pensano già all'incertezza del futuro. Il servizio. Pietro Paolo Martinelli, a un mese esatto dalle abbondanti nevicate che hanno messo a terra l'area Vestina, adesso ci troviamo qui nella sua azienda. Come la situazione? Dalle immagini vediamo che è una situazione di disagio e tragica. Purtroppo è tragica. Stiamo lavorando incessantemente al fine di ripristinare una situazione idonea per ripartire con la nostra attività, ma non avendo avuto grossi aiuti, lavorare con le proprie forze implica il tempo, occorrono ancora diversi giorni. Infatti in un mese siamo a malapena riusciti a liberare la stalla, quella dove erano le pecore in lattazione che purtroppo sono morte, e adesso dovremo iniziare a liberare la stalla, quella dove avevamo i mezzi diciamo al coperto. Le produzioni purtroppo con la perdita delle pecore in lattazione sono diminuite di 2/3. Avevamo una raccolta giornaliera di latte di 800 litri e adesso stiamo facendo appena 280-300 litri al giorno. E quindi soprattutto questo è il punto che mi preoccupa molto di più, le mancate produzioni per i prossimi 4-5 mesi, che di conseguenza porteranno a una diminuzione di prodotto, a una diminuzione di fatturato. Sarebbe utile anche che le forze politiche venissero sul posto a controllare di persona com'è la situazione per rendersi conto di quali potrebbero essere anche le cose da fare. Quello sarebbe la prima cosa. Infatti io auspicavo diciamo in una visita del ministro Martina, cosa che invece a quanto pare non è ancora avvenuta, perché solo stando sul posto ci si può accorgere e si può toccare con mano la realtà. E proprio ieri il Comune di Pescara ha presentato il progetto di modifiche da operare al depuratore della città proprio per far fronte all'inquinamento del fiume e del mare. Oggi a rispondere la CNA Abruzzo, preoccupata per la stagione balneare alle porte. Paolo Renzetti. Tobei, mancano pochi mesi all'inizio della stagione balneare, si parla ancora di problemi del mare, del fiume di Pescara, di questi lavori per il nuovo depuratore che potrebbero prolungarsi. Siete preoccupati? Beh, certo che siamo preoccupati, un problema annoso che si ripresenta puntualmente ogni anno prima della stagione senza che ci siano risposte né per le imprese balneari e tantomeno per i cittadini. A questo punto cosa bisognerebbe fare secondo voi? Ma innanzitutto da parte delle istituzioni, della politica, dei segnali chiari e operativi. Noi ci siamo lamentati perché il Consiglio Comunale è andato deserto l'altro giorno su un provvedimento che comunque è un forte aiuto, è una forte risposta per il problema dell'inquinamento. Cioè, voglio dire, se non si colgono queste occasioni per poter fare delle cose, in questo caso un
secondo depuratore, voglio dire, come riusciamo a prepararci di fronte alla stagione e soprattutto come facciamo a dire ai turisti e ai cittadini che si stanno facendo le cose e che stiano sicuri. Gli imprenditori balneari sono a dir poco arrabbiati, anche perché quella passata è stata una stagione record con numeri negativi per i balneatori, ma per tutto anche l'indotto. Il rischio è che anche il prossimo anno, la prossima estate, possa ripetersi tutto questo. Certo, noi abbiamo peraltro effettuato un'indagine su 54 comuni costieri italiani dove il fatturato e gli arrivi sono aumentati, e su Pescara abbiamo scontato invece questa negatività per i problemi legati appunto alla balneabilità. Ecco, questo è il terzo anno, francamente, insomma, diventa difficile poter pensare che le cose possano migliorare se continuiamo in questo modo. Continuano le schermaglie tra l'azienda Santa Croce e la Regione Abruzzo. A farne le spese sono i lavoratori. Oggi però il patron dell'Acqua Santa Croce, Colella, ha chiarito le motivazioni del sequestro. Il servizio di Niuscia Riocci. In seguito al sequestro preventivo di 20 milioni di euro eseguito dalla Guardia di Finanza, la Santa Croce S.p.A., per mancato pagamento dell'IVA e imposte sul reddito, l'amministratore dell'azienda produttrice di acqua minerale precisa: ho ereditato debiti e tasse non pagate dalla vecchia gestione dello stabilimento dell'Acqua Santa Croce a Canistro. La vicenda nasce dalla dichiarazione IVA relativa al 2007, quando il proprietario era Faroni. Secondo Colella, la dichiarazione IVA è stata fatta, ma non è stato versato il dovuto in un'unica soluzione, optando per la rateizzazione. Oggi sarebbe in corso l'iter per la rottamazione delle cartelle, secondo Colella, e una buona parte della somma è oggetto di contenzioso di fronte alla commissione tributaria. Il sequestro, emesso lo scorso anno e poi annullato dal riesame, sarebbe garantito dai beni di Colella e non dalle risorse societarie. Il sequestro preventivo disposto dal Tribunale dell'Aquila garantisce in via provvisoria all'erario il recupero delle somme fino all'estinzione del debito. Colella sottolinea che la società è solida, tranquilla, operante e solvibile. Alla luce di tutto ciò, dice Colella, continueremo la battaglia per vedere riconosciuti i nostri diritti rispetto a quanto stiamo subendo dalla Regione Abruzzo, che ci ha messo illegittimamente i sigilli, impedendoci anche di operare con la sorgente Fiuggino. Restiamo in provincia di L'Aquila. Dopo l'affollatissima assemblea con i comitati contro la realizzazione del nuovo metanodotto della SNAM, a intervenire è stata la rappresentante del Movimento 5 Stelle, Enza Blundo, che ha bacchettato la politica per la sua latitanza. Vediamo. La mancata realizzazione del metanodotto SNAM è fino a oggi merito inequivocabile dei comitati che si sono costituiti e non certo della politica delle nostre amministrazioni locali. È quanto ha dichiarato alla parlamentare aquilana del Movimento 5 Stelle Enza Blundo durante l'assemblea dei comitati No SNAM svoltasi a Paganica la scorsa domenica. Già dall'incontro in Regione Abruzzo, continua la parlamentare, divenne evidente che i tecnici di SNAM stessero difendendo l'indifendibile di fronte alla documentazione scientifica portata da alcuni esperti geologi in cui si attestavano i gravi pericoli che tale opera, se realizzata, può comportare, a maggior ragione adesso che tutto il centro Italia è interessato da un intenso sciame sismico. Il presidente Gentiloni, aggiunge, dovrebbe consultare gli esperti per un'attenta rivalutazione del progetto. Io stessa ho ricevuto una risposta dal ministro De Vincenti all'interrogazione parlamentare da me presentata, non esaustiva, anche a riguardo del principio di precauzione imposto dall'Europa. Nessun tavolo serio è stato attivato per esaminare attentamente il progetto e si è invece deciso di portare avanti scelte legislative sbagliate come lo Sblocca Italia, che il Partito Democratico ha fortemente voluto, contrarie alle lotte dei comitati che si ribellano da sempre alla realizzazione del metanodotto. La volontà politica ora deve dimostrarsi sincera, inamovibile, unitaria con tutti i sindaci del cratere. Solo così riusciremo a salvare la nostra regione da questo ulteriore scempio ambientale. E dopo tante polemiche è stata bocciata in Consiglio Comunale a Francavilla la mozione contro la demolizione di Palazzo Sirena. E oggi a parlare il sindaco Antonio Luciani. Sindaco Luciani, allora, va avanti l'iter per la demolizione di Palazzo Sirena. Ieri c'è stato un Consiglio Comunale dove non è passata la mozione presentata dall'opposizione. Sì, come ho spiegato ieri, dopo 3 ore e un quarto di discussione il tema è stato sviscerato. Ho spiegato al pubblico presente, ai cittadini presenti e ai consiglieri che poi alla fine compete a chi è stato eletto di prendere una decisione. Noi questa decisione l'abbiamo presa, siamo convinti che sia la decisione migliore, quindi andiamo avanti nell'iter per l'abbattimento del Palazzo Sirena e per la riqualificazione dell'intero centro cittadino.
A proposito di riqualificazione, una volta demolita questa costruzione, cosa nascerà in quella zona? Beh, intanto l'idea è quella di demolire una parte del Palazzo Sirena, quindi la parte più vecchia, di aumentare lo spazio della piazza, quindi di trasformarlo in una vera e propria agorà. Poi l'amministrazione ha delle idee, ma lancerà anche dei concorsi, si aprirà anche ai giovani tecnici per capire se ci sono idee che possano migliorare quella che è il nostro punto di partenza, però si va verso una maggiore pedonalizzazione, dobbiamo eliminare le autovetture da Piazza Sirena, dobbiamo trasformare quel centro veramente in un salotto, nel salotto buono di Francavilla. Pescara e il vicino comune di San Giovanni Teatino saranno unite da una pista ciclabile. Il taglio del nastro è previsto per la prossima estate. Sindaco Marinucci, ci sono importanti novità per quanto riguarda la pista ciclabile San Giovanni Teatino, ci sarà un proseguimento, se così vogliamo dire, con quella di Pescara? Sì, stiamo costruendo un anello di collegamento con l'area metropolitana che passa da San Giovanni Teatino, va verso Pescara, lungo fiume e torna indietro verso Spoltore e quindi San Giovanni Teatino. Il nostro è un grande impegno per garantire la sicurezza a quelle famiglie che vogliono cambiare il proprio stile di vita, approfittare di questi percorsi che sono chiaramente totalmente sicuri e che possono garantire anche un momento di svago o addirittura cambiare le proprie abitudini, come ho detto prima, e cercare di usare molto più spesso questo mezzo che è anche ecologico. Voi state lavorando da tempo per far capire ai cittadini che bisognerebbe usare meno l'auto e cercare di muoversi con mezzi alternativi. Sì, abbiamo cominciato a lavorare principalmente sugli spazi alla famiglia, quindi abbiamo fatto un parco da 17.000 metri quadrati attrezzato, e abbiamo cominciato a costruire dei percorsi ciclopedonali e dove è possibile lo trasformiamo in ciclabile. Abbiamo aderito a quel protocollo della Regione Abruzzo che, come avete detto poi poc'anzi, partirà anche davanti alla Chiesa di Botta e si ricollega con il nostro già percorso attivo. E credo che San Giovanni Teatino e Pescara saranno ancora molto più vicine. Ora apriamo la pagina dello sport, iniziamo con la Serie A, con il Pescara. C'è stata una doppia seduta per i biancoazzurri al Poggio degli Olivi con mattinata dedicata alla parte atletica. Pomeriggio una partitella a ranghi misti e così come martedì anche oggi non hanno partecipato alla seduta i nazionali Biraghi e Caprari, oltre agli infortunati Gilardino che ha operato un differenziato, Baybeck e Campagnaro per le terapie. E a parlare in conferenza stampa l'attaccante Andrea Cerri. Ascoltiamo. Alberto, allora come sono questi gradoni di Zeman? sono pesanti, però si fanno, se speriamo che servino, sicuramente serviranno per domenica. Una grande vittoria e soprattutto un grande Cerri in campo dal primo minuto nel Pescara di Zeman. Sì, sono stato molto contento, ma come dico e ripeto per la squadra, soprattutto per la squadra, perché abbiamo affrontato mesi difficili e adesso che abbiamo ottenuto questa vittoria importante contro una squadra comunque in difficoltà ma forte, siamo molto contenti e ce la godiamo. Adesso però l'abbiamo archiviata e cerchiamo di dare il tutto per tutto con il Chievo. Una persona che sa di calcio, che l'ha inventato, comunque è stato un grande, sono un giocatore di un'esperienza enorme, comunque fanno sempre, insomma, da tanti anni che fanno sempre dei grandi campionati, insomma, per la società, e quindi sarà una partita difficilissima. Noi andremo là e cercheremo di portare a casa più punti possibili. E ora la Lega Pro, il Teramo torna alla vittoria dopo tre mesi con una vittoria 2-0 sul Pordenone, vittoria fondamentale che permette ai biancorossi di scavalcare in classifica Mantova e Lumezzane, agganciare l'Ancona e anche distanziare l'ultimo posto. Andrea Costantini. Contro un avversario sulla carta scomodo e difficile, il Teramo ritrova il sorriso e quella vittoria che mancava dal 4 dicembre, il 20 novembre in casa. Con un gol per tempo il Diavolo supera il Pordenone, con una prova, specie nell'ultima ora, finalmente gagliarda, di tempra, pragmatica, come nello stile del suo neotecnico Ugo Lotti, che nel pregara mantiene la parola. Aveva detto che ci sarebbero stati cambiamenti, ma sorprende nella modalità, rispolverando la difesa a tre con Altobelli, Caidi e Speranza. Tandem d'attacco Barbuti-Sansovini. Nel Pordenone
Frosinone, restano in panchina Sucio e Berrettoni, c'è Pietri Biasi al fianco di Armà, Cattaneo alle loro spalle. La partita però è al cloroformio nella prima mezz'ora, ritmi a dir poco blandi, Teramo coi soliti limiti e Pordenone incapace di approfittarne. Tra uno sbadiglio e un altro si distinguono, per modo di dire, un destro docile di Amadio e sul ribaltamento di fronte un tiraccio di Cattaneo. Al 26esimo Ugolotti è costretto al cambio forzato, Baccolo si fa male e lascia il campo a Ilari e il cambio porta bene al Teramo, visto che al 36esimo Ilari va a prendersi un pallone in area friulana, gentile omaggio di Buratto che rimedia in calcio d'angolo, ma dal successivo corner il Teramo sblocca la situazione con Riccardo Barbuti che da posizione defilata controlla e conclude di forza, la sfera trova il pertugio giusto e infila Tomei. Per il centravanti prelevato dal Lumezzane è il primo gol in biancorosso. La rete infiamma d'un colpo la partita, al 40esimo Sansovini pesca Barbuti che incrocia debolmente, un minuto dopo a seguito di un fallo a centrocampo si accende una mischia furibonda, dal mucchio selvaggio Prontera di Bologna individua due elementi da sacrificare, uno per parte, Imparato nel Teramo e Ingegneri nel Pordenone, rosso per entrambi e le due squadre in 10 uomini, Burrai scala centrale, il Teramo invece si risistema a 4 in difesa. Ripresa, Teramo pericoloso col tiro di Carcalis deviato a fil di palo, ma al sesto tocca a Narciso fare gli straordinari sulla rasoiata di Armà, partito in posizione sospetta. Sansovini strappa applausi con una gran giocata al 14esimo, l'ultima della sua partita prima di lasciare il campo a Petrella. 24esimo di Palantonio serve da piazzato Speranza che schiaccia e la palla finisce di un soffio sopra la traversa. Pordenone all'assalto e Teramo di rimessa. E questo il tema della ripresa. La girata di Armà è deviata in angolo, poi il Teramo ha il match ball quando Petrella serve di Palantonio che si fa murare da Tomei in uscita. Tedino gioca anche la carta Martignago che al 32esimo ha la palla del pari su servizio di Padovan. Narciso è ancora super e al 40esimo la buona sorte si ricorda del Teramo. Tomei respinge la botta di Tempesti ma Semenzato calibra male il retropassaggio e scavalca il suo portiere. Imbarazzante autogol che vale il raddoppio del Teramo che sa di liberazione e che evita sofferenze finali. Il diavolo è tornato, pronto alla battaglia salvezza. Quando uno parte dall'inizio costruisce una squadra con la sua mentalità, quando si subentra la classifica è questa. La classifica non è la classifica degli anni passati, la classifica oggi dice che prima di questa partita eravamo penultimi, che avevamo una partita da recuperare, che avevamo delle difficoltà, perché torno a ripetere, se ci sono stati tre cambi di allenatore vuol dire che qualche difficoltà c'è stata. Di conseguenza loro sono stati bravi ragazzi perché si sono calati in questa mentalità, non so se prima, sicuramente l'hanno fatta anche prima, oggi abbiamo avuto quel pizzico di fortuna, però la fortuna, torno a ripetere, bisogna andarla a cercare. Oggi quello che mi è piaciuto è l'atteggiamento, il fatto che poi siamo caduti in una sorta un po' di provocazione, via dicendo tutto, però abbiamo dimostrato anche su qualsiasi situazione che ci siamo e questo deve essere l'atteggiamento, questa è la nostra classifica e questo è il campionato che dobbiamo fare. Il bel gioco verrà probabilmente con il tempo, però in questo momento bisogna fare punti. Dopo 25 anni torna in Abruzzo il grande tennis, sarà il circolo di Francavilla al Mare ad ospitare una delle tappe dell'ATP Challenger Tour, vediamo. Una manifestazione internazionale che abbiamo fortemente voluto sia per l'evento sportivo in sé ma anche per promuovere il nostro territorio e la nostra regione. Sarà un evento con un montepremi importante e speriamo che ci saranno quindi atleti di caratura internazionale dal 50esimo in giù che potranno partecipare a questo evento che secondo noi è non solo importante dal punto di vista sportivo in sé ma anche di promozione del nostro territorio. Parliamo di questa manifestazione di Francavilla, un torneo internazionale di grande prestigio, vogliamo dare qualche numero? Si tratta di un torneo con 32 giocatori in qualificazione, 4 dei quali passeranno al tabellone principale dove ci saranno 28 ammessi più 4 qualificati e tra i 28 ammessi ci saranno anche 4 wildcard, cioè 4 inviti speciali da parte dell'organizzazione. Vedremo all'opera quelli che sono, che potranno essere, perché no, anche i futuri campioni del nostro tennis. Sì, difatti nel 2003 Rafa Nadal vinse il suo primo torneo professionistico a Barletta, che appunto è uno dei tornei del circuito Challenger italiano.
e tanti altri campioni in passato hanno iniziato la carriera qui, Juan Carlos Ferrero, Sebastian Grosjean, tantissimi giocatori che sono arrivati nei primi 10 della classifica mondiale hanno mosso i primi passi nel tennis professionistico proprio qui in Italia. Come mai avete scelto Francavilla? Era forse il momento giusto per cui questa regione tornasse nel circuito principale. È tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento con l'informazione torna nell'edizione delle 23. Grazie per essere stati con noi.